La potremmo definire storia ordinaria di calcio, anche nelle categorie inferiori ci sono state delle belle storie simili a quelle di Poggesi in Serie C. Se la rete dell'esterno dell'Arezzo ha fatto colpo perché è realizzata da un ragazzo all'esordio assoluto in categoria, non è stato nemmeno quello realizzato a Montevarchi dal giovanissimo Lorenzo Boncompagni, aretino cresciuto nelle giovanili dell'Aquila. Boncompagni nella stagione scorsa era stato un protagonista nella Primavera 4. Con la retrocessione della prima squadra in Serie D, tutti credevano che facesse parte della nuova rosa del Montevarchi, invece gli intrecci di mercato lo hanno portato a figline. Poi, per fortuna, del rossoblù è tornato a casa ed è stato lui a segnare il gol del momentaneo vantaggio con il Cenaia. Tra l'altro, questo è stato il primo realizzato dal Montevarchi in questo campionato. Di valenza diversa è la rete che ha deciso in eccellenza il big match tra Castiglionese e Terranova Traiana. A realizzarla è stato il giovane puntero romano Castaldo. Il gol dell'ex, visto che nella passata stagione Castaldo era proprio a Terranova, dove tra l'altro non ebbe molta fortuna. Ma la vecchia legge del calcio dice che gli ex sono sempre pronti a colpire e a Terranova lo hanno capito, visti i gol che anche Adami e Betti stanno facendo a Foiano.